Domani Ponchia, insomma, una giornata importante, siamo pronti ad assaggiare dei vini particolari. Vulcania, cos'è Vulcania? Beh, Vulcania nell'ambito di Vinitaly 2013 rappresenta un degli eventi di punta, una degustazione per oltre 150 operatori da diversi paesi e tutti quanti alla scoperta di quelle che sono le peculiarità di alcuni dei più importanti vitigni autoctoni italiani disseminate nelle numerose zone di origine vulcanica di cui è ricca la nostra penisola. È un excursus che parte dal nord Italia, dalla zona del Soave, Gambellara, Colli Euganei e le Sini d'Urello, scende attraverso la colonna importante dell'Italia, della Toscana, nella zona di Pitigliano, arriva fino al sud Italia con i famosi bianchi della zona dei Campi Flegrei, del Vesuvio, dell'isola di Ischia. È un tema di grande interesse che sta richiamando sempre più attenzione e normalmente viene esportato all'estero. È la prima volta che facciamo una degustazione di questo tipo a Vinitaly e devo dire che dalle presenze credo che ci sarà proprio da divertirsi. Denominatore comune, un filo comune che unisce i vini dal nord al sud Italia, però entrando nello specifico, qual è la peculiarità, proprio la sostanza di questo vino? Il carattere. Sono dei vini di personalità che sono molto secchi normalmente, per cui non giocano con ruffianerie, sono autentici e sanno trasmettere il sapore, sanno trasmettere il profumo delle terre da cui provengono, delle terre che nascono da quell'aratro naturale della terra che è appunto il vulcano e che riesce sempre a rigenerare e a portare in superficie dei microelementi che poi inevitabilmente finiscono per arricchire il profilo organolettico di questi vini, di queste varietà bacca bianca così particolari e a volte così poco conosciute. Grazie mille. A voi, buon Vinitaly.